Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo insieme. Ti ringraziamo, Signore, per questo giorno, per l'occasione di ritrovarci insieme. Ti preghiamo di accompagnare la nostra riunione e di essere presente in mezzo a noi con il tuo Santo Spirito, che ci illumini, che ci fortifichi, che metta nel nostro cuore quelle idee nuove e quello sguardo di fede di cui abbiamo tanto bisogno per la nostra Chiesa di Roma. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Bene. Dunque vi dicevo che nel primo momento vorremmo fare un po' il punto sul cammino sinodale della Chiesa e sul nostro posto come catechisti in questo cammino sinodale. Vi ringrazio per la vostra presenza qui. È importante il fatto di vederci una volta all'anno nell'assemblea per fare un po' il punto della situazione, per scambiarci qualche esperienza e per guardare insieme a come sta andando la catechesi a Roma.
Siamo in un momento particolare della nostra vita, della diocesi e della Chiesa universale perché siamo nel mezzo del processo sinodale, il cammino sinodale che va dal 2021 al 2024. Come sapete, nello scorso mese di ottobre c'è stata a Roma l'assemblea plenaria del Sinodo dei Vescovi e ce ne sarà un'altra a ottobre prossimo, quindi siamo in mezzo fra due sessioni di questa assemblea plenaria. Molto importante, di cui è uscita già la relazione di sintesi, è uscito il documento sintetico della prima assemblea sinodale dell'ottobre scorso, come preparazione poi alla prossima. Allora, che cosa c'entra il sinodo che la Chiesa sta vivendo? Come sapete, un sinodo sulla sinodalità, quindi si riflette sulla stessa natura sinodale della Chiesa, con il nostro lavoro come catechisti. Che cosa c'entra anche un po' concretamente nelle parrocchie? Cioè, parliamo sia del sinodo, della sinodalità nel senso della Chiesa universale, ma poi anche vorremmo un po' vedere in concreto nel nostro lavoro che cosa significa cercare di andare verso una sinodalità nella prassi. Dunque, vi ricapitolo brevemente le tappe, che cosa è stato fatto. Il sinodo si è aperto con una consultazione generale, cioè si è scelto anzitutto di dare parola alle comunità, al territorio, alle parrocchie, a tutte le realtà, cercando anche di uscire dalle parrocchie per quanto possibile. E quindi, mediante degli incontri sinodali, fatti con un metodo particolare che si chiama la conversazione spirituale, si è fatto un primo cammino durante il primo anno 2021-2022 di ascolto nelle parrocchie. Immagino che nelle vostre parrocchie si sono fatti questi incontri. Il punto era fare degli incontri nei quali ci si metteva sotto la parola di Dio e una volta ascoltata la parola in un clima di preghiera si affrontavano alcuni temi della vita comunitaria, della vita ecclesiale, cercando di arrivare a una sintesi, a dire noi co come la pensiamo su questo. Però una sintesi, che si diceva, non deve essere un pensiero unico, ma deve essere accogliere il pensiero di tutti quanti. Non necessariamente siamo d'accordo su tutto, ci sono dei punti su cui siamo d'accordo, dei punti su cui invece non siamo ancora d'accordo e dobbiamo camminare verso un accordo. Quindi l'idea era quella proprio di far emergere anche la diversità fra di noi, la diversità dei punti di vista che c'è tanto nella Chiesa universale quanto nella Chiesa locale, quanto nella parrocchia. Tutto questo lavoro che è stato fatto nel primo anno ha portato tutte le diocesi a fare una sintesi diocesana. Queste sintesi diocesane sono state poi mandate alla CEI, che ha fatto una sintesi nazionale, e poi dalle sintesi nazionali si è passati alla sintesi dei continenti, quindi l'Europa, l'Africa, le Americhe, eccetera, eccetera. Tutto questo grande lavoro quindi poi è arrivato alla segreteria del Sinodo. La segreteria del Sinodo ha fatto un documento di lavoro, Instrumentum Laboris, e a ottobre dell'anno passato è stata celebrata l'Assemblea Generale del Sinodo. E poi è stata fatta una relazione di sintesi su quelli che erano i lavori dell'Assemblea Generale. E la relazione di sintesi aveva proprio la stessa struttura delle sintesi fatte nelle parrocchie, cioè su che cosa siamo d'accordo, su che cosa non siamo d'accordo e quindi quali sono le proposte pratiche per andare avanti insieme. Non so se ricordate il documento di sintesi che ha fatto la Chiesa di Roma. L'ha fatto l'equipe sinodale della Chiesa di Roma, cioè quell'organismo permanente che dal 2021 la diocesi ha proprio per portare avanti il cammino sinodale. È interessante, è disponibile online sul sito della diocesi e può essere interessante magari andarcelo a riprendere per rivedere che cosa abbiamo detto noi come diocesi, su come stiamo messi, che cosa vogliamo, per esempio, che cosa vogliamo per la catechesi. Allora, nella sintesi che ha mandato la diocesi di Roma c'era scritto che tutti quanti desiderano a Roma una maggiore formazione, la maggiore formazione biblica, teologica, spirituale, ecclesiale era un'esigenza sentita in tutte le parrocchie, era proprio una cosa su cui siamo tutti d'accordo, abbiamo bisogno di più formazione.
Oppure un'altra cosa su cui eravamo tutti quanti d'accordo era c'è bisogno di un rinnovamento nel linguaggio della catechesi. Un altro tema su cui eravamo tutti d'accordo, c'è bisogno di una migliore articolazione in parrocchia del lavoro dei sacerdoti con il lavoro dei laici. E la parola chiave, di cui parleremo in modo un po' approfondito, è la parola corresponsabilità. È un tema che è emerso molto forte. Bene, dunque, in questo cammino sinodale noi siamo particolarmente impegnati. Perché? Perché siamo la diocesi di Roma, siamo la diocesi del Papa. Allora, vi abbiamo messo alcuni testi qui nel libretto e vi vorrei rileggere anzitutto una frase che il Papa ci ha detto a settembre del 2021, quindi si stava aprendo il cammino sinodale, quando ha incontrato la diocesi di Roma. E ha detto, ed è il primo punto, il primo pezzettino di testo, ed è per questo che sono qui come vostro vescovo a condividere, perché è molto importante che la diocesi di Roma si impegni con convinzione in questo cammino, stava cominciando il sinodo universale. Sarebbe una figuraccia che la diocesi del Papa non si impegnasse in questo, no? Una figuraccia per il Papa e anche per voi. Non so se vi ricordate questo passaggio in cui eravamo esortati a impegnarci nel cammino sinodale. E che cos'è il cammino sinodale? Il punto 2. Stiamo facendo un cammino per ascoltarci e ascoltare lo Spirito Santo, discutere e anche discutere con lo Spirito Santo, che è un modo di pregare. A noi in particolare, come catechisti, riguardo al nostro servizio nelle parrocchie, interessa soprattutto il tema dell'evangelizzazione, della missione della Chiesa. Allora, che cosa c'entra la sinodalità con la missione della Chiesa? E, fra l'altro, in quest'anno passato sono caduti 10 anni di Evangelii Gaudium, il documento, l'esortazione apostolica sull'evangelizzazione, molto importante, molto bella e che ha dato anche tantissimi spunti all'evangelizzazione a Roma. Vi leggo il numero 3. Lo Spirito Santo ha bisogno di noi. Ascoltatelo ascoltandovi. Non lasciate fuori o indietro nessuno. Farà bene alla diocesi di Roma e a tutta la Chiesa. Un popolo, quello di Roma, che contiene la varietà di tutti i popoli e di tutte le condizioni. Che straordinaria ricchezza nella sua complessità. Ma occorre uscire dal 3-4% che rappresenta i più vicini e andare oltre per ascoltare gli altri, i quali a volte vi insulteranno, vi cacceranno via, ma è necessario sentire cosa pensano, senza voler imporre le nostre cose, lasciare che lo Spirito ci parli. Il Papa stava aprendo il cammino sinodale e stava lanciando il primo momento del cammino sinodale, cioè l'ascolto. In realtà la diocesi di Roma aveva già cominciato un percorso di ascolto negli anni precedenti, perché, non so se ricordate, era stato fatto un piano pastorale nel quale si partiva un po' dal guardare la situazione delle parrocchie alla luce di quelle che erano le malattie spirituali delle comunità cristiane proposte da Evangelii Gaudium, poi cercando di fare una memoria della storia della parrocchia e facendo poi un ascolto del territorio, una mappatura del territorio. Mentre noi facevamo questa cosa, a parte il momento della pandemia, quindi un po' l'interruzione generale, è poi partito il Sinodo della Chiesa Universale. Quindi siamo entrati in questo processo, ma che in qualche modo avevamo già avviato. Dunque, l'ascolto, e il Papa diceva, è fondamentale che cerchiamo di ascoltare anche un po' fuori dalla parrocchia, perché? Perché in parrocchia vengono solo le persone che già in qualche modo si riconoscono nella struttura parrocchiale, ma sappiamo bene che sono una percentuale minima, appunto il Papa dice il 3-4%. Quanti frequentano la messa la domenica a Roma con regolarità? Beh, questi numeri, no? Quindi un numero bassissimo rispetto a quelli che invece si riconoscono come cristiani, che sono molti di più. Quindi c'è un certo scollamento fra quella che è la pratica liturgica abituale, che è il ritmo della vita della Chiesa, e coloro che si riconoscono come cristiani. E lo vediamo benissimo noi in catechesi, perché quanti bambini vengono a fare il catechismo della prima comunione a Roma? Tantissimi, tantissimi, quasi tutti i bambini vengono a fare il catechismo della prima comunione, no? Ma quasi tutti sono di famiglie che non frequentano attivamente la parrocchia
e che non vengono a messa la domenica di per sé, ma poi vengono perché li invitiamo faticosamente a venire, no? Quindi effettivamente c'è uno scollamento fra quelli che sono i frequentanti abituali della parrocchia e coloro che si ritengono cristiani. E il Papa diceva, quindi è necessario cercare di uscire un po' dalla parrocchia e ascoltare anche al di fuori della parrocchia. Bene, dunque, che cosa è emerso dalla prima assemblea sinodale, dalla prima sessione dell'assemblea sinodale? Ha parlato di diversi temi, tantissimi temi, fra cui anche l'evangelizzazione e la missione. E per esempio c'è un diffuso sentimento di richiesta di rinnovamento della catechesi, di rinnovamento soprattutto dei processi di iniziazione cristiana. Quindi è importante mettere un focus su questo. Però vi dicevo, quello su cui in modo particolare vorremmo concentrarci questa mattina è il tema della corresponsabilità. L'essere una chiesa sinodale ci chiama come catechisti a essere corresponsabili dell'evangelizzazione in parrocchia. Sapete che il primo responsabile dell'evangelizzazione in una diocesi è il vescovo. È il vescovo il primo catechista. È lui il responsabile dei percorsi che vengono fatti nella diocesi. Il collegio presbiterale partecipa a questa responsabilità del vescovo per l'ordine sacro, per il sacramento ricevuto, ma tutti quanti siamo corresponsabili dell'evangelizzazione perché siamo cristiani, perché siamo battezzati, cresimati, perché celebriamo l'Eucaristia. Cioè, ciò che ci mette in missione è l'essere battezzati, è il conoscere Gesù. E questo è un punto fondamentale perché ha una conseguenza pratica, cioè su come funziona la nostra comunità cristiana a livello di evangelizzazione, su come si fa la catechesi in parrocchia, su come si evangelizza nella nostra parrocchia, tutti quanti abbiamo il dovere e il diritto di dire la nostra, perché sono fatti nostri. Non è una questione del parroco o del viceparroco, sono fatti nostri, cioè sono fatti di tutta la comunità cristiana, compreso il parroco e il viceparroco, tutti quanti. Allora è fondamentale che come catechisti, avendo una responsabilità diretta nell'evangelizzazione, perché concretamente state evangelizzando attraverso i percorsi di catechesi, di iniziazione cristiana, di catechesi agli adulti, quello che vi pare, abbiate la consapevolezza di essere corresponsabili insieme agli altri di ciò che si sta facendo in tutta la parrocchia, non solamente del vostro gruppetto di catechesi, ma di tutta l'evangelizzazione che si fa nella parrocchia. È molto importante questo fatto, perché è proprio importante vivere la corresponsabilità insieme con tutto il resto della parrocchia, soprattutto almeno degli operatori pastorali. Leggiamo insieme il punto 4. Questo è un testo che viene proprio dalla relazione di sintesi, quindi da questo documento pubblicato dopo l'Assemblea Generale del Sinodo a ottobre. Il Sinodo dice: fra tutti i battezzati vi è un'autentica uguaglianza di dignità e una comune responsabilità per la missione, secondo la vocazione di ognuno. Per l'unzione dello Spirito che insegna ogni cosa, tutti i credenti possiedono un istinto per la verità del Vangelo, chiamato sensus fidei. Esso consiste in una certa connaturalità con le realtà divine e nell'attitudine a cogliere intuitivamente ciò che è conforme alla verità della fede. I processi sinodali valorizzano questo dono e consentono di verificare l'esistenza di quel consenso dei fedeli, consensus fidelium, che costituisce un criterio sicuro per determinare se una particolare dottrina o prassi appartengono alla fede apostolica. Per il fatto che siamo uniti a Cristo, che siamo battezzati, abbiamo tutti un'uguale dignità, una comune responsabilità e
dei carismi che ci differenziano nella Chiesa. E dice il Sinodo, tutti quanti anzitutto abbiamo il sensus fidei, perché siamo battezzati e perché viviamo una vita di fede, non solamente per il battesimo in quanto dato come celebrazione, ma perché si vive una vita di fede, dentro di noi lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere intuitivamente qual è la verità del Vangelo, anche se magari non abbiamo studiato teologia o non siamo preparatissimi e dici ma non importa, perché è lo Spirito Santo dentro di noi che ci istruisce e ci fa cogliere che cosa è vero secondo il Vangelo di Cristo. Questo si chiama il sensus fidei. Chiaramente non è una verità assoluta che io come singolo ho, ma è qualcosa che si manifesta, dice il Sinodo, nel consensus fidelium, cioè quando ci ritroviamo d'accordo su qualche cosa nella fede, quello è il Vangelo di Cristo. Perché abbiamo in noi lo Spirito Santo del quale dobbiamo fidarci. No? Si tratta di non delegare, no, agli altri, ma fidarsi del fatto che siamo inabitati dallo Spirito Santo che ci guida, che ci illumina, che ci conduce. Questo è fondamentale, no? Perché è il motore appunto della vita cristiana. Ma andiamo al punto 5, che è quello che ci interessa di più. Dice, i sacramenti dell'iniziazione cristiana conferiscono a tutti i discepoli di Gesù la responsabilità della missione della Chiesa. Laici e laiche, consacrate e consacrati e ministri ordinati hanno pari dignità. Hanno ricevuto carismi e vocazioni diversi ed esercitano ruoli e funzioni differenti, tutti chiamati e nutriti dallo Spirito Santo per formare un solo corpo in Cristo. Tutti discepoli, tutti missionari. Ogni cristiano è in missione, è una missione in questo mondo. Che cosa vuol dire per noi vivere questa dignità che ci viene dal battesimo come responsabilità per la missione? Prima cosa, conoscere come la nostra parrocchia evangelizza, che non è solo come si fa il catechismo della prima comunione, no, ma qual è la proposta di evangelizzazione della nostra parrocchia e riflettere su questo. La proposta di evangelizzazione della nostra parrocchia ci piace, non ci piace, è adeguata, manca qualcosa? Io c'ho un'amica che mi ha detto, che mi ha fatto notare questa cosa, e far sentire quella che è la nostra voce, il nostro sentire, in quelli che sono gli organi di partecipazione della parrocchia. Molto concretamente, adesso la Chiesa di Roma ha rinnovato lo statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale. È stato presentato nelle parrocchie, viene, diciamo, per rilanciare questo qua, che è uno strumento molto concreto di partecipazione. Okay? Quindi quello è un posto dove concretamente possono essere affrontate delle questioni. Però poi nelle parrocchie c'è anche un dialogo informale che si fa tra catechisti, si fa con i sacerdoti, no? C'è la normalità della vita della parrocchia, non è che ogni volta devi fare una riunione, no? Ci si scambia opinioni anche dopo la messa, prima della messa, dopo la cosa, quindi insomma non è che per forza bisogna essere formali in queste cose. Ma è molto importante che appunto sentiamo questa responsabilità verso tutta la proposta pastorale della parrocchia e che ce l'abbiamo presente, che cerchiamo di conoscerla, di valutarla. Poi è molto importante progettare insieme la catechesi e verificare insieme la catechesi. Che cosa vuol dire? Come facciamo la catechesi dell'iniziazione cristiana? Prendiamo la cosa più semplice. Come si fa il catechismo della comunione? Allora, ci si vede, per esempio, a maggio, e si dice, l'anno prossimo come vogliamo proporre la catechesi della prima comunione? Ci si vede fra catechisti, il gruppo dei catechisti, con il parroco, il viceparroco, il diacono, insomma con tutti quelli che si occupano della catechesi, e si dice come stiamo facendo catechesi in parrocchia, come vogliamo farla
nel prossimo anno pastorale. Chiaramente per questo è necessario verificare come stiamo facendo la catechesi, verificare come sta andando. Cioè non si può andare avanti di anno in anno così, no? Senza fermarsi, senza pensare. È necessario verificare come sta andando per progettare come vogliamo farla andare, come vogliamo cambiare le cose, come vogliamo mantenere le cose che funzionano, quali aggiustamenti vogliamo fare. Questo lavoro di verifica e progettazione, che è molto concreto, cioè bisogna vedersi, parlare, studiare un po' la situazione, vedere i numeri, raccontarsi le esperienze, è la base per una corresponsabilità vera, pratica. È impossibile, dice, io sono corresponsabile nel mio cuore. No, se sei corresponsabile è perché concretamente parli con gli altri di che cosa state facendo, decidi insieme con gli altri, vi confrontate, ok? Non aspettate che il modo, diciamo, la ricetta ideale della catechesi arrivi da una mente illuminata e vi venga rivelata, perché non arriva. Non ci sono menti illuminate in questo senso, c'è noi, il popolo di Dio, la comunità cristiana, tutti quanti insieme, che prendiamo delle decisioni, che prendiamo delle linee, ok? Quindi verificare e progettare, il che richiede mettersi a tavolino, vedersi, stare insieme, raccontarsi come sta andando la catechesi nei gruppi, come sta quella famiglia, come sta quella bambina, quel bambino, cioè scambiarsi le informazioni, no? E farlo con uno sguardo critico, quindi di verifica. Come si fa una verifica della catechesi? Allora, una verifica della catechesi si fa anzitutto sulla base di una griglia di parametri, no? Stiamo proponendo la vita cristiana tutta insieme? Cioè gli stiamo proponendo una introduzione alla preghiera, una introduzione all'ascolto della parola, una introduzione alla celebrazione dell'Eucaristia e una introduzione alla vita comunitaria? Sono i quattro pilastri, no? Le quattro parti del catechismo della Chiesa Cattolica, i quattro punti essenziali della catechesi, no? La fede, la celebrazione, la vita in Cristo e la preghiera. Stiamo proponendo una introduzione a questi quattro ambiti, a questi quattro livelli, queste quattro dimensioni della vita cristiana. Quindi è completa la nostra catechesi? Oppure no, per esempio, introduzione alla preghiera, alla fine no. Cioè noi facciamo la preghiera all'inizio dell'incontro, la preghiera alla fine dell'incontro, basta. È chiaro che non stai facendo un'introduzione alla preghiera. No, stiamo introducendo all'ascolto della parola di Dio, cioè mettiamo a caso che c'è un bambino che fa un percorso classico di catechesi per la comunione, che sono di solito 2 anni, terza, quarta elementare, no? 8-9 anni, normalmente nella stragrande maggioranza delle parrocchie è così. Bene, allora, in questi 2 anni, questo bambino o questa bambina è messo a contatto direttamente con la parola di Dio, ascolta la parola di Dio, è la parola di Dio il fil rouge del percorso che stiamo facendo. Quindi fra quando è arrivato e quando fa la prima comunione, ha veramente cominciato ad ascoltare la parola, cioè ha capito che la parola di Dio si rivolge a lui, che è Gesù che gli parla in tutti i brani che leggiamo. Il catechista, la catechista si è messa insieme con i bambini per ascoltare la parola di Dio, no? Queste sono questioni metodologiche fondamentali, quindi possiamo verificare. Stiamo vivendo l'ascolto della parola di Dio? Stiamo proponendo una fraternità, una comunità cristiana, una vita in Cristo ai bambini, e ovviamente se sono bambini anche alle loro famiglie, non è il bambino singolo che conta. Quindi un primo punto è la verifica a livello di, cioè stiamo facendo le cose bene dal punto di vista metodologico, dal punto di vista contenutistico. Poi invece una questione di feedback che riceviamo. I bambini sono contenti? Le famiglie sono contente? Qui
Qui ci vuole un po' di insomma, non è una cosa matematica, non è una cosa meccanica, no? Bisogna un po' sentire, avere il polso della situazione, stando anche un po' attenti a non proprio soffermarsi solo su quello che ti dice che cosa bellissima, siete fantastici, e quello che ti dice e quello che non ti dice niente, perché invece se va male nessuno te lo dice, no? E cercare un po' di, appunto, di avere il polso della situazione, anche informandosi in modo informale, no? È molto preziosa proprio la chiacchiera anche che si fa con i genitori, con le persone del quartiere, per cercare di avere il polso della situazione. E non ultimi, anzi primi, i bambini. Per esempio, la mia nipotina ha cominciato la catechesi in una parrocchia che non vi dirò qual è, è tornata a casa e la mamma gli fa: come va, come è andato il primo incontro di catechismo, la cosa? Abbiamo parlato degli uomini primitivi. E allora mia sorella gli fa: che bello, bello, così, ma di Gesù, no? No, degli uomini primitivi, delle grotte. Allora, io immagino che i catechisti della parrocchia ci fosse tutto un discorso, un percorso, non so, forse volevano partire il senso religioso dell'uomo, no? Ma la bambina non aveva capito niente, nulla proprio, perché forse non conviene cominciare dagli uomini primitivi, il primo incontro di casa. Cioè, partiamo da Gesù, partiamo da che cosa stiamo facendo, perché siamo qua. Ma magari loro l'hanno pure fatto, ma lei non aveva capito niente. Allora è fondamentale anzitutto il feedback dei bambini, no? Cercare di... cioè non basta che tu emetti contenuti e fai attività per quanto belle, ma bisogna vedere che cosa il bambino assimila, cioè l'ascolto del bambino è fondamentale. Per questo è una cosa che diciamo sempre, ma vi ripeto, noi non abbiamo un programma della catechesi, perché non lo sappiamo che cosa facciamo la prossima volta, perché dipende da come va questa volta. Cioè, io posso anche parlare magari del senso religioso dell'uomo e dell'uomo primitivo, va bene, ma poi è fondamentale che io ascolti i bambini per capire se hanno colto perché stiamo parlando di questo. Va bene? E quindi poi ciò che faccio la prossima volta dipende da come è andata questa volta. Non ho già gli incontri prefissati a settembre, già so cosa faccio a dicembre. Ma come fai a saperlo? A parte il fatto che a dicembre farai qualcosa sull'avvento, per forza, no? Ma non lo sai, perché dipende da come sta andando. Va bene? Questo è molto importante, no? Bene, allora questa cosa però, torniamo alla corresponsabilità, non si fa da soli, questa cosa si fa insieme, cioè si verifica insieme con gli altri catechisti della parrocchia come sta andando, quindi come ci sembra che i bambini stiano camminando nella fede, stanno crescendo nella fede, come ci sembra che le famiglie stiano rispondendo. Ed è importante non solamente che io guardi il mio gruppo, perché a volte sul mio gruppo ho uno sguardo non limpido. È molto importante che gli altri, in modo incrociato, mi dicano qualche cosa su come sta andando, su come vedono i bambini, no? Come vedono... Questo vale, parlo del catechismo della prima comunione, perché è quello che diciamo è l'impresa più grande che facciamo come catechisti numericamente, ma vale per tutte le cose, no? Se facciamo la catechesi di preparazione al matrimonio, fondamentale anzitutto il feedback delle coppie, no? Eccetera, eccetera. Bene, quindi questo tema della verifica è centrale, verificare per progettare. Quindi che cosa, insomma, a maggio, a giugno parliamo di come faremo l'anno prossimo, no? Come la proposta di catechesi e di accompagnamento di vita cristiana che la parrocchia fa durante l'estate. Va bene? Non va bene? C'è una richiesta da parte del nostro territorio? Sì, no. Noi abbiamo le forze per fare qualcosa? Sì, no. Cioè sono tutte cose di cui parliamo. Quindi vi raccomando questo tema della corresponsabilità, che chiaramente è una corresponsabilità, come dice lo stesso Sinodo,
differenziata, cioè non è che tutti siamo responsabili nello stesso modo, perché è chiaro che in una parrocchia il parroco, che è il pastore della parrocchia, ha una maggiore responsabilità rispetto all'evangelizzazione e a tutto ciò che avviene, ma ciò non vuol dire che tutti gli altri non siano corresponsabili insieme con col parroco, col viceparroco e con tutti quanti. Il testo numero 6. Tutti i battezzati contribuiscono a immaginare e decidere passi di riforma delle comunità cristiane e della Chiesa tutta, così che essa viva la dolce e confortante gioia di evangelizzare. Mi soffermo sui due verbi. Tutti i battezzati contribuiscono a immaginare e decidere passi di riforma delle comunità cristiane. Immaginare e decidere, cioè per pensare la parrocchia come potrebbe essere, come vorrei che fosse, come mi piacerebbe che fosse, c'è bisogno di un po' di immaginazione. Non puoi partire solo dal come stanno le cose, c'è bisogno di vedere un po' oltre, no? Immaginarmi, ma perché deve essere per forza così? Non potrebbe essere cos'ha? Guardate che alcune cose siamo così abituati a vederle che non ci immaginiamo che possano essere diversamente, e invece possono essere diversamente. Quindi c'è bisogno veramente anche di un po' di creatività nel guardare la parrocchia. Quindi tutti i battezzati contribuiscono a immaginare e decidere passi di riforma. La sinodalità nella composizione, nel funzionamento degli organismi in cui prende corpo, ha come finalità la missione. La corresponsabilità è per la missione. Questo attesta che si è davvero riuniti nel nome di Gesù. Cioè il nostro confrontarci su come stanno andando le cose, su come la parrocchia, su come vorremmo la parrocchia, non è fine a se stesso o non è un esercizio di critica. Stiamo là e diciamo le cose che non vanno. Allora, a parte che siamo buoni tutti a dire le cose che non vanno, non ci vuole niente, no? A criticare e a fare. Il punto è invece sentirci responsabili per la missione, cioè solo se una critica la facciamo ma per la missione, perché ci anima, diciamo, un desiderio di missione, allora è una critica che vale la pena mettere in comune in parrocchia, perché ci sembra che sia proprio un punto evangelico in cui potremmo essere più fedeli al Vangelo. Allora sì, no? È per la missione che siamo corresponsabili. E quindi è importante, appunto, diciamo, dirci ad alta voce le cose. Bene, dunque, questo primo punto, la corresponsabilità, soprattutto nella progettazione e nella verifica del lavoro che facciamo, è qualcosa che ci chiama tutti quanti a lavorare, anche un po' a pensare come potrebbe essere fatta la cosa. Vi invito anzitutto a pensare alle cose più semplici, cioè, primo punto, fra noi catechisti della parrocchia c'è un'effettiva conoscenza di cosa fanno gli altri? Di cosa avviene nell'altra stanza dei catechesi mentre io sto facendo la catechesi? Io lo so? Perché se non lo so è un problema. Ovviamente non esattamente nel dettaglio, perché i gruppi hanno ciascuno proprie dinamiche, propria vita, ma che io non sappia in generale che cosa si fa dall'altra parte è un problema, perché vuol dire che non stiamo facendo le cose insieme. Come sapete, non si tratta di fare tutti identico, no, ma in comunione sì. Cioè la parrocchia deve avere una linea, una proposta di catechesi per quella fascia d'età, una proposta di cui siamo convinti tutti quanti, perché insieme l'abbiamo pensata, elaborata, aggiustata. È ovvio che ognuno di noi arriva in una parrocchia dove c'è già una tradizione, e quindi anche se io, mettiamo caso, cambio casa, arrivo in una parrocchia, c'è già una tradizione di, anche se mi metto a disposizione per fare la catechesi, non è che mi invento io il modo di fare la catechesi, no? Già c'è, ma questa tradizione deve essere una tradizione viva, che si rinnova, no? Non semplicemente che si replica, perché questo è un punto fondamentale. Siccome la realtà cambia, ciò che andava bene 10 anni fa non necessariamente va bene oggi. Quindi ciò che i catechisti di 10 anni fa hanno trovato, inventato, pensato e con passione fatto,
non è detto che replicato dopo 10 anni sia ancora adatto, adeguato, perché nel frattempo sono cambiate cose. Ora, questo non vuol dire, cioè, ma allora dobbiamo cambiare tutti gli anni? No, ovviamente, però è necessario proprio questo processo di verifica e progettazione per aiutarci a cogliere che cosa non è più adeguato. Delle 20-30 cose che facciamo, forse due non vanno lasciate, non sono più adeguate. Perché la stiamo facendo? Già il fatto di chiedersi, ma perché stiamo facendo questa cosa? Potrebbe essere un passo avanti, no? Da tutti gli anni facciamo il presepe, così. Ma perché stiamo facendo questa cosa? È sensata? Cioè, qual è il nostro obiettivo? Qual è l'esperienza cristiana che gli stiamo proponendo nel fare questa cosa? Va bene? Quindi questo è molto importante come approccio proprio. E vi dicevo, questo richiede praticamente degli incontri che abbiano una certa cadenza per informarsi, per raccontarsi le cose. E soprattutto un momento, che di solito è la fine dell'anno pastorale, nel quale ci si siede e si riflette su che cosa si vuole fare dopo. Quindi la fine dell'anno pastorale e l'inizio del nuovo anno pastorale sono i momenti chiave dal punto di vista della corresponsabilità, perché verifichiamo e progettiamo e magari anche ci formiamo, invitiamo una persona a parlarci di una cosa, ci sentiamo tutti insieme ci guardiamo un video in cui si spiega questa cosa, ci leggiamo insieme un pezzettino di un libro, insomma usiamo degli strumenti per formarci. Bene, buongiorno, ben trovati a tutti. In questo momento dell'assemblea abbiamo pensato un po' di fare memoria di quanto abbiamo vissuto con un gruppo di catechisti. Ecco, domenica scorsa, domenica 21 gennaio, in Basilica, durante una celebrazione presieduta dal Cardinale, 284 catechisti sono stati istituiti. Ecco, come diocesi di Roma abbiamo avviato quello che in Italia è un processo che Papa Francesco qualche anno fa ha chiesto di vivere nella Chiesa. Ecco, se ricordate, era maggio del 2021 quando Papa Francesco dato alla Chiesa un motu proprio, cioè un documento di sua mano che era Anticum Ministerium, nel quale chiedeva e dava la possibilità di istituire ad alcuni ministeri alcuni laici, e tra questi c'era il ministero del catechista, per cui l'istituzione del catechista ad uomini e donne che fossero persone che avessero una maturità umana e cristiana e che avessero essenzialmente una partecipazione attiva alla vita della comunità. E queste cose poi, dopo che la CEI ha prodotto una nota, ecco, ogni conferenza episcopale ha dovuto produrre una nota, perché in ogni chiesa del mondo, e quindi per noi la CEI, la conferenza episcopale che guarda un po' tutte le diocesi dell'Italia, ha prodotto la nota nella quale un po' si davano le indicazioni per come procedere. Ecco, e questa nota è stata pubblicata, è stata resa nota il 5 giugno del 2022. Nell'ottobre del 2022 tutti i catechisti nelle parrocchie hanno ricevuto una lettera inviata dal nostro cardinale, dal cardinale De Donatis, nel quale appunto ai parroci veniva chiesto di individuare due catechisti per parrocchia che potessero iniziare l'iter di preparazione a quella che era poi l'istituzione. Ecco, ogni parroco doveva indicare questi due catechisti. Sarebbe stato l'ideale se i parroci avessero, ecco, fatto discernimento sentendo anche tutto il gruppo dei catechisti e poi presentarli alla comunità in quanto tale. I sacerdoti, i parroci dovevano far pervenire al vescovo di settore questi nominativi, che poi sono giunti al nostro ufficio, e noi nel novembre del 2022 abbiamo incontrato per la prima volta tutti coloro che erano stati indicati dai parroci come
catechisti da istituire. Ecco, la nostra diocesi conta un poco più di 330 parrocchie, ne hanno aderito un poco più della metà le parrocchie che hanno aderito, e abbiamo avuto quindi il numero che vi dicevo. Eravamo un po' in più, poi qualcuno strada facendo nel tempo della formazione ha fatto un discernimento personale, oppure si è entrati in dialogo col parroco, perché nel frattempo, vedete, ci sono passati dei mesi e quindi in alcune realtà parrocchiali sono cambiati i parroci, era una situazione nuova. O, vi dicevo, una porzione della diocesi ha accolto questo invito, in quanto proprio perché per altre parrocchie della diocesi non c'erano ancora quelle condizioni favorevoli perché questa cosa potesse avvenire. Ecco, ciò non toglie che in futuro ci saranno altri catechisti istituiti anche per la diocesi di Roma. E quindi che cosa è successo? È iniziato, dopo quella prima assemblea che era del novembre del 2022, un tempo di formazione. Questo tempo di formazione è durato un intero anno. In quell'anno abbiamo strutturato l'anno di formazione, e la formazione è avvenuta con l'aiuto dei professori dell'Istituto di Teologia della Diocesi Ecclesia Mater, e poi c'erano degli incontri in presenza. Ecco, noi abbiamo scelto la modalità online perché era un po' più pratica, permetteva che di sera chiunque si potesse collegare senza dover necessariamente raggiungere il vicariato, e poi ogni 3-4 incontri c'era un incontro in presenza. Quindi questo per il primo modulo, secondo modulo e terzo modulo. Ecco, gli argomenti trattati veramente sono stati tanti, dalla storia della nostra diocesi, dalle ricchezze, dai beni artistici che la diocesi ha e della possibilità di poter annunciare attraverso l'arte, a proprio i principi base della catechesi. Quindi abbiamo fatto un intero anno. In quest'anno c'è stato un tempo residenziale, uno stage residenziale, nel quale per 3 giorni interi siamo stati insieme e abbiamo vissuto l'ascolto, la preghiera, la vita fraterna, un po' quello che avevamo cercato di annunciare durante la formazione, che un catechista deve far vivere a coloro a cui è stato affidato. Ecco, a novembre poi ci siamo rincontrati tutti in assemblea, c'è stato l'incontro col vescovo dell'ambito, che è Monsignor Daniele Salera, e da novembre-dicembre abbiamo avuto i colloqui di discernimento. Ogni catechista ha dovuto scrivere una lettera, testimonianza da inviare al nostro ufficio, nella quale un po' raccontava l'esperienza, la sua esperienza nel tempo della formazione. Ecco, un po' anche il suo inserimento nella comunità parrocchiale, e anche come la notizia della sua candidatura, possiamo dire, ad essere catechista istituito, era stato accolto dalla parrocchia. E poi anche un po' quello sguardo dall'alto che il catechista aveva sulla realtà parrocchiale, un po' quelle cose che all'inizio Don Andrea ci ha invitato a dover vivere e ad avere. E poi la lettera si concludeva proprio con la richiesta esplicita, per cui, per grazia del Signore, chiedo di poter essere istituito. Alla lettera del catechista arrivava in nostro ufficio anche la lettera di presentazione del parroco, che chiedeva l'istituzione per il catechista, raccontando un po' di storia del catechista, che quanto poteva conoscere o quello che il catechista faceva nella parrocchia. Finita questa fase, novembre 23, dicembre 23, ecco, poi abbiamo sottoposto i colloqui ai vescovi di settore, il discernimento è avvenuto nel nostro ufficio, e quindi poi i vescovi abbiamo provveduto domenica con la celebrazione eucaristica. Il cardinale ha conferito il ministero, erano presenti alcuni vescovi dei vari settori, ai catechisti, per cui una porzione sono presenti, per cui io mi invito a fare anche un applauso, gli facciamo i nostri auguri.
E prossimamente loro dovrebbero poi ricevere nella comunità parrocchiale il mandato dal vescovo che, perché ecco, la nota della CEI prevedeva che l'istituzione del catechista in quanto ministero, diciamo, è per la vita, ma il mandato è quinquennale, come consiglio episcopale della nostra diocesi si è pensato comunque un tempo di sperimentazione che è un 2 per 2 e poi 3, quindi viviamo questi primi 2 anni ad experimentum, in quanto come diocesi siamo comunque degli apristrada, in quanto nelle altre diocesi c'è stata l'istituzione di qualche catechista, ecco, ma noi abbiamo un numero grande e allora facciamo da sperimentatori. Ecco, questa mattina abbiamo pensato in questo tempo di far raccontare a 3 di loro quello che è stato quest'anno, per cui invito a venire qui al tavolo Silvia, Giorgia e Benedetto. Allora, buongiorno, io sono Silvia della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Sono stata chiamata per dare testimonianza di quello che il Signore, lo Spirito Santo, ha fatto nella mia vita. Tra l'altro ho trovato qui nel testo di riflessione: lo Spirito Santo ha bisogno di noi, non lasciare indietro, fuori o indietro nessuno. Ecco, lo Spirito Santo non mi ha lasciato indietro, perché io ho avuto un percorso forse un po' particolare, però bello. All'età di 14 anni, come spesso accade, sono uscita fuori dalla Chiesa, anche perché l'età si vede, ho vissuto un momento storico particolare, perciò il 68, la ribellione, sei politico, contro i genitori. Io mi sono allontanata completamente dalla Chiesa perché volevo tutto e subito una libertà tutta mia particolare. All'età di 22 anni mi sono sposata civilmente con mio marito, che ha la mia stessa età, perciò proprio 2 ragazzini, lontano da tutti. Dopo 4 anni abbiamo avuto una bimba alla quale io non ho mai parlato di Gesù, ma non solo, io proibivo a mia madre di insegnarle il segno della croce, di portarla in chiesa, proprio perché mi avvalevo della facoltà di dire farà da sola, capirà da solo. Sceglierà, ma sceglie cosa? Se io non gli ho mai parlato mai di niente, ma questo l'ho capito dopo. È successo che la bambina intorno ai 3 anni ha avuto una malattia, come spesso accade, un'insufficienza grave di vitamina che l'ha portata ad avere una serie di infiammazioni dei linfonodi. E io, da brava non credente atea, mi sono rivolta alla mamma celeste, barattando la guarigione di mia figlia con se me la guarisci, la battezzo. Praticamente volevo tutto, da una parte e dall'altra, ma questo non lo sapevo. Mio marito, in cuor suo, aveva fatto anche lui una promessa. La bambina è guarita, tutto quanto, io da persona precisa come ero, dovevo adesso adempiere a quello che avevo promesso. E parlando con mio marito, ho detto, ho fatto una promessa, speriamo che non ti arrabbi, c'è anch'io. Io ho promesso che la battezziamo. C'è, meno male, perché è la stessa cosa che ho pensato io. Per cui almeno su quello andavamo d'accordo. Perciò dopo tanti anni sono rientrata in chiesa, nella mia parrocchia, e negli uffici parrocchiali ho incontrato un giovane sacerdote alla mia stessa età, per cui 30 anni avevo io, 30 anni aveva lui. Sono arrivata, ve lo dico proprio sinceramente, come una pazza, dicendo non sono sposata, non mi voglio sposare, non voglio fare il corso del battesimo, non voglio la madrina, la devi battezzare il 24 dicembre, attenzione, anche questo mi ha guardato e l'unica domanda che mi ha fatto è ma perché il 24 dicembre? Ho detto perché? Perché se la ragazzina poi va raccontando ai miei amici che l'ho portata in chiesa, io posso rispondere l'ho portata a vedere il presepe, c'ha 3 anni. Perciò mi ero organizzata, mi ero proprio organizzata. E lui mi ha detto, quel giorno ci sarà un po' di confusione alle 4 del pomeriggio, comunque contenta te. Sono uscita fuori e ho detto a mio marito, oh, i preti sono cambiati.
questo mi ha detto di sì a tutto, perciò stavo nella condizione di non poter più tirarmi indietro. L'abbiamo battezzata il 24 dicembre, nel momento del la ragazzina che correva per la nostra chiesa grande, perciò acchiapparla. Quando la stava per battezzare mi fa, perché adesso vi dico il nome, posso mettere il nome Maria vicino? Io come una... No, assolutamente no, si chiama Alice e basta. Alice nell'80 non era un nome particolarmente gradito, anche se poi si è saputo che una derivazione di Agnese, una cosa del genere, c'è anche il Santa Alice ad aprile. No, no, dice vabbè, io in cuor mio la chiamerò anche Alice, in cuor tuo fa come te pare, io non lo voglio. E infatti lei si chiama solo Alice. Da quel momento però siamo rimasti così affascinati da questo... da questa accoglienza, non ci siamo sentiti giudicati, nessuno ci ha puntato il dito, era un tutto un sorriso. Per cui abbiamo cominciato a farci delle domande di ma la Chiesa, i sacerdoti sono cambiati o stiamo, il Signore vuole da me qualcosa? Chiaramente poi ci sono state una serie di incontri, pur sempre guidati dallo Spirito Santo, non per ultimo a Valle Piedra, vagando per i prati, eccetera, ci siamo trovati al santuario della Santissima Trinità, dove c'era un cartello dove c'era scritto che quell'anno il Papa dava l'indulgenza plenaria a chi si confessava, comunicava. A un certo punto ho visto mio marito che è partito, è andato a confessarsi. Dico, oddio, sei impazzito. Però ci sono andata dietro pure io. Il sacerdote, perché poi abbiamo usato lo stesso, usato nel senso che mandava lo stesso sacerdote, ha capito che eravamo insieme e ci ha detto candidamente, avete cominciato a rimettere il mattoncino? Beh, non vi do, non dico io il tempo, però vedete di mettere a posto questa situazione. Sono passati altri 5 anni, perché insomma, non è che eravamo proprio tanto docili, però con una serie di incontri, una serie di colloqui, cioè, lo Spirito Santo veramente ci ha trasformato. La chicca poi è stata che un giorno, parlando con un sacerdote, io dissi, perché avevamo ricominciato ad andare in chiesa, mi feci la comunione. Questo conoscendomi mi disse, ma scusa, ma tu sei sposata? Io, no. Allora, non si può. Se tu vuoi veramente accostarti definitivamente al Signore, devi... E lì ci siamo sposati. Peraltro io civilmente mi sono sposata, dovevo sposarmi il 4 maggio, per una serie fortuita io sono sposata l'8 maggio, per cui già era una data particolare. Quest'anno, l'8 maggio, perché io non mi abbono gli 11 anni, io mi riprendo, festeggio i 50 anni di matrimonio, perché l'8 maggio è comunque una data. Aspetta Livia, non andare, aspetta, rimani là. Ecco, vedete, noi nella formazione, ecco, tra le cose c'era anche di fare memoria della chiamata ad essere catechista e non si poteva fare questo senza non avere una memoria, e come abbiamo ascoltato da Silvia, una memoria grata di quello che il Signore ha fatto nella sua vita. Ecco, noi siamo venuti in contatto di tante storie belle in quei colloqui, perché il colloquio era essenzialmente il racconto della propria storia, la rilettura di quanto si era camminato. E quindi noi abbiamo incontrato anche la storia di Silvia e lei diceva una cosa bella, perché tu adesso fai la catechista? I sacerdoti ci mandavano per le case, quando abbiamo cominciato a incontrare le famiglie, ma ci mandavano per le case ad incontrare quelle famiglie che erano un po' particolari, cioè non erano sposati oppure avevano altre storie, e ci mandavano proprio a testimoniare che noi non eravamo stati cacciati, noi eravamo stati accolti. Poi adesso facciamo i catechisti del battesimo da 35 anni. Purtroppo una percentuale altissima, è così, cioè, mio marito è accolito, per cui è quello, noi abbiamo sempre testimoniato l'amore del Signore, che non si è stancato di chiamarci, ma proprio, oltretutto io dico sempre che si è vendicato, visto che ho preteso tutta sta cosa all'improvviso, adesso vieni a lavorare per me, soprattutto nel battesimo anche degli adulti, nell'iniziazione cristiana degli adulti. Per cui mio marito...
Grazie, ringraziamo. E l'invito che facciamo anche a ciascuno di voi è di poter fare memoria, ecco, di quel momento in cui qualcuno vi ha chiamato ad essere catechista, a rendere un servizio, e nella speranza veramente che rendendo questo servizio voi possiate scoprire sempre più le meraviglie che il Signore ha compiuto nella vostra storia, perché quanto più sarete consapevoli di questo, tanto più il vostro annuncio arriverà ai bambini, agli adulti, a coloro ai quali farete un servizio e farete soprattutto un annuncio. Ecco, adesso diamo la parola a Giorgia. Ecco, a lei abbiamo chiesto invece di raccontare un po' l'iter, cioè che cosa il frutto dell'esperienza, un po' della formazione, ecco, per noi un frutto bello è stata l'esperienza poi dei 3 giorni vissuti insieme. Allora adesso noi, Giorgia ci racconterà un po' quello che è stato l'esperienza dello stage e della formazione ricevuta. Allora, buongiorno a tutti. Allora, quando sono a Rosaria parlavamo appunto di dire qualche parola su questo e io mi sono chiesta, devo dire la verità, quindi nonostante fossi insieme all'altra catechista, noi veniamo dalla parrocchia di San Luigi Gonzaga, che è una parrocchia piccola, ma quindi dove i catechisti diciamo fanno un po' tutto, e ho detto devo dire la verità, l'idea della formazione non ci dispiaceva perché era stata fatta in maniera molto comoda, a casa, la sera, ed è stata veramente, devo dire, eccezionale, perché intanto abbiamo capito l'importanza di fare i catechisti a Roma, perché io poi ho vissuto anche nelle Marche, quindi ho fatto la catechista anche un po' in giro. Fare il catechismo a Roma, noi abbiamo un sacco di opportunità che francamente noi non avevamo mai valutato. E poi questa formazione è stata veramente, devo dire, non solo completa, ma veramente appagante, perché noi abbiamo pensato, vabbè, saranno un po' le solite cose, no? Abbiamo fatti tutti i corsi, quindi abbiamo detto. E invece è stata davvero appagante, perché abbiamo toccato dei temi, a parte lo spessore di chi ci accompagnava, ma anche riguardavano la sfera sociale, la sfera emotiva, la sfera psicologica, oltre a quella spirituale. Per cui è stato un aiuto, diciamo, a capire come muoversi in una realtà di oggi che, lo sapete meglio di me, è una realtà che cambia non più anno per anno, ma mese per mese, e che presenta delle realtà che a volte sono difficili da affrontare, sia con le famiglie che con i bambini. Quindi questo aiuto nel cogliere, diciamo, l'essenza di che cosa vuol dire fare catechismo oggi è stato importante, perché ci ha spinto più a capire come essere catechisti che come fare i catechisti. E questo è importante perché è un cambiamento che poi uno si porta anche nella propria vita personale. Vi faccio questa confessione, sua Rosaria non me ne voglia. Quando abbiamo capito che il ritiro erano 3 giorni e mezzo ad Assisi, io era pure il mio compleanno, io passo sempre il mio compleanno con la mia famiglia, io mi volevo ammazzare, ho detto no, ma poi questi chi li conosce? Io poi non avevo mai avuto rapporti nemmeno con l'ufficio catechistico, quindi io mi do ammalata, io mi do spacciata. Poi alla fine no, abbiamo detto vabbè, siamo in ballo, le cose si fanno seriamente, e lì vi assicuro è stata un'esperienza straordinaria. Io sono sicura che io adesso parlo da qui, ma tutti quelli che sono stati ad Assisi in questo momento stanno rivivendo con emozione, con gratitudine, è stato proprio... È stato proprio un momento di grazia piena, totale e gratuita, com'è veramente la grazia di Dio. Noi siamo arrivati spaesati, sembravamo proprio gli emigranti, abbiamo capito anche un po' il problema degli emigranti, perché chi con la valigia, un albergo enorme, stanza 2431, si vedevano sti catechisti con le valigie che giravano nei corridoi, che l'hai vista la stanza? No, io sto a 4000, no? Insomma, è stato...
Però, e qui va fatto veramente un applauso all'ufficio catechistico, perché sono stati straordinari. Insomma, io ve la devo fare breve, ma quello che loro hanno fatto a noi è stato farci loro il catechismo. Però ci hanno fatto un catechismo che francamente ci ha lasciati senza parole, perché a me non era mai capitato di ridere durante un'omelia, ma ridere veramente, di sentire Don Andrea prenderci, no, per mano e farci veramente sentire l'abbraccio della Chiesa. Don Enzo, che ci ha fatto oltre che delle omelie, ma ci ha seguito in momenti veramente particolari di questo percorso che è diventato molto personale, perché Suor Rosaria, e voi sapete che ormai i catechisti di Roma alla parola Suor Rosaria applaudono, vi dico perché, perché Suor Rosaria è stata quella che poi ci ha permesso, diciamo, di visitare Assisi con la sua competenza, ma c'era l'inganno, perché noi pensavamo di fare una visita artistica. In realtà Suor Rosaria ci ha fatto mettere alla sequela di San Francesco, e quindi mano a mano che noi camminavamo in questo percorso artistico e spirituale, essendo arrivati con le nostre fatiche, con i nostri pensieri, con i nostri dubbi, mano a mano ci siamo sentiti di spogliarci di tutto quello che avevamo vissuto nel bene e nel male fino a quel momento, e come San Francesco ricominciare da capo. Questa è una cosa che Suor Rosaria ci ha spiegato con grande spiritualità, cioè rimettersi in gioco col niente, no? Quindi soltanto con quello che era quel bagaglio di sentimento, di amore per Dio e di grazia che il Signore ci dava. E questa è stata un'esperienza per cui ci siamo reinventati davvero, ci siamo sentiti riempire di qualcosa di nuovo e abbiamo potuto ripensare al momento della chiamata, al momento della vocazione, alle nostre famiglie, ai nostri bambini, alle nostre parrocchie, il tutto vivendo in comunione. Quindi questo scoprirci, perché in realtà ognuno di noi vive, se va bene, la sua parrocchia, e invece noi ci siamo scoperti un corpo meraviglioso, abbiamo mangiato insieme, riso insieme, pianto insieme, no? La parola di Dio che ci ha accompagnato erano gli Atti degli Apostoli, no? E veramente chi è qui in sala che c'era mi confermerà, noi siamo stati veramente un cuore solo e un'anima sola. E nell'Eucaristia della Messa dell'ultimo giorno, dove veramente eravamo commossi, uniti, pieni d'amore e di gratitudine, veramente c'è stato un momento che noi non dimenticheremo mai, proprio mai, mai, mai. Ecco, Giorgio diceva: ad Assisi ci hanno fatto fare il catechismo, cioè l'intento un po' dei giorni di Assisi era di poter sperimentare, stando insieme, ascoltando insieme la parola, pregando e confrontandosi insieme con i momenti poi conviviali, quello che noi annunciamo, i quattro pilastri della catechesi, poterli fare vivere e poi vivendoli li riconosci. Un po' era questo l'intento, nella pratica vivere ciò che si era ascoltato, a cui si era formati durante l'anno di formazione. E poi quello che è nato ad Assisi, sono nate un po' sia nella nota della CEI che nella lettera del cardinale inviato alle parrocchie, si diceva che il catechista istituito doveva avere un po' il ruolo di coordinatore. Ecco, coordinatore che poi nell'anno di formazione abbiamo imparato a definire sempre più che cosa significa coordinare, e un po' l'idea è quella di essere ponte nella parrocchia tra tutti i catechisti, ponte anche di collegamento con l'ufficio catechistico, ma ponte anche nella stessa prefettura. Per cui sono nate poi delle esperienze belle di confronto tra catechisti della stessa prefettura, catechisti che forse non si conoscevano, catechisti nei quali qualcuno ci ha confidato c'era una certa diffidenza
stando insieme abbiamo imparato a conoscerci e andare al di là di quella che tante volte è solo una sensazione a pelle. Allora noi abbiamo chiesto a Benedetto di raccontarci che cosa è nato dopo Assisi. Buongiorno, io sono catechista Benedetto, che cioè non è l'aggettivo di catechista, però un catechista Benedetto. Ma perché? Anche perché in parrocchia spesso suona un po' come un'invocazione, Benedetto il catechista. Precisiamo subito questa cosa. Allora, come diceva Suor Rosaria, l'esperienza di formazione che abbiamo avuto quest'anno è stata bellissima perché ci ha permesso di conoscerci tra catechisti di parrocchie vicine, e l'esperienza di Assisi è stata sicuramente determinante e ha fatto sì che tra catechisti di 4 parrocchie facenti parte di 2 prefetture, quindi 2 prefetture per 2 parrocchie per prefettura, che sono la parrocchia di Lunghezza della Santissima Trinità, di cui faccio parte io, Santa Teresa di Calcutta, Ponte di Nona, e le 2 parrocchie di Torbella Monaca, che sono Santa Rita da Cascia e Santa Maria Madre del Redentore. Tra queste 4, tra i catechisti di queste 4 parrocchie è nata una bellissima amicizia. Dopo Assisi ci siamo visti per una pizza, dopo la pizza ci siamo visti per andare a messa insieme nelle rispettive parrocchie, e poi abbiamo iniziato a vederci nelle case, finché abbiamo detto: è bello stare insieme, è un peccato che questo stare insieme non venga alimentato e soprattutto non venga esteso anche ad altri catechisti. Così ci siamo inventati un percorso di catechesi interparrocchiale semplicissimo. Siamo 4 parrocchie, un incontro di catechesi in ogni parrocchia itinerante su un tema che fosse da filo conduttore, e l'idea è che questi incontri non fossero mai tenuti nella parrocchia dal catechista della parrocchia, e quindi ci fosse questo scambio, incontri in cui inviteremo non solo i catechisti ma anche ovviamente chi vuole, e dove ci sarà un momento di condivisione e di convivialità, in modo tale che questa conoscenza che a noi ha fatto tanto bene tra catechisti possa estendersi anche ad altri. Il problema era su che cosa potevamo, cioè quale poteva essere il filo conduttore, e abbiamo pensato alla superstar, perché alla fine non si sbaglia mai quando tu fai un percorso di catechesi su Maria. E in particolare si chiamerà Fate quello che vi dirà, e sulle orme di Maria, perché in questo ci ha anche confortato l'omelia del cardinale di domenica, perché quando ha chiuso la sua omelia ha messo sotto la protezione proprio di Maria il ministero di noi catechisti, invocandola come Vergine dell'ascolto e stella della nuova evangelizzazione. E quindi l'idea è proprio questo, di camminare insieme come parrocchie, intanto queste 4 parrocchie, con 4 incontri, imparando da Maria come essere catechisti. Se vi interessa, sì, inizieremo, ci saranno 4 incontri, uno ogni mese. Il primo venerdì di ogni mese, inizieremo dal prossimo, quindi 2 febbraio, 1 marzo, 5 aprile e 3 maggio. E i temi saranno ovviamente prendere episodi della vita di Maria e declinarli nella catechesi, nell'annuncio. Quindi il primo incontro sarà sul tema dell'annunciazione e visitazione, quindi il tema dell'ascolto, della carità e della testimonianza. Il secondo tema sullo smarrimento di Gesù al Tempio, quindi crisi e ricerca, un po' come temi di condivisione. Terzo incontro sulle nozze di Cana, quindi la delusione, la professione di fede. Il quarto incontro su Maria sotto la croce e Maria nel cenacolo, quindi il tema del fallimento, della presenza e della comunione. Parleremo un po' di questo, se vi fa piacere venite, ma soprattutto spero che questo possa essere una testimonianza per invitarvi a promuovere tra di voi
diciamo, occasioni di questo tipo, perché noi abbiamo sperimentato che è bello stare insieme, è bello essere Chiesa in questo modo. Grazie. Vorremmo dare a voi la parola per uno scambio e quindi per vostre domande o considerazioni sulle cose che abbiamo detto finora. Queste testimonianze, queste tre testimonianze che abbiamo sentito ci servivano per ascoltare l'opera di Dio nella nostra vita e la chiamata che ci fa, e anche per ricevere qualche idea, qualche spunto che venga proprio dalla vita concreta delle persone. E abbiamo prima pregato e prima invece abbiamo ascoltato una presentazione a proposito della sinodalità e della corresponsabilità. Allora vi invito un momento a pensare a queste cose e a farle risuonare dentro di voi. Che cosa mi colpisce rispetto alla mia esperienza di catechista, alla mia esperienza in parrocchia? Cosa mi colpisce del tema della corresponsabilità? Abbiamo anche pregato proprio perché diventasse qualcosa di intimo. O che cosa mi colpisce di queste fatto che sono stati istituiti dei catechisti in diocesi, di quello che abbiamo ascoltato, oppure delle domande che vi vengono in mente su tutti questi temi. Allora c'è un microfono volante che Don Enzo può far passare, e quindi a voi la parola, abbiamo un pochino di tempo per dialogare. Buongiorno, sono Maria Grazia, Santa Giovanna Antida, Turè, settore sud. Grata al Signore per avermi infilato in questo evento meraviglioso, per il quale sono stata anche all'inizio sono stata un po' restia. Ho fatto al mio parroco Don Davide Lis una lezioncina di management aziendale, perché gli ho detto: come ti viene in mente di investire su una settantenne? E dopo poi gli ho chiesto perdono ripetutamente e l'ho ringraziato. E mi pongo adesso nella posizione di chi con senso di responsabilità appunto vuole fare qualcosa di concreto. Credo che non sia un caso che io e Anna, l'altra persona della stessa parrocchia, altra catechista, siamo state chiamate a tutto questo, e quindi sento forte l'impegno. Un impegno che sentivo anche molto prima, cioè per me essere catechista è fondamentale ed è una cosa serissima. Infatti mi arrabbio un po' quando le altre colleghe non partecipano, ecco, a questi eventi, a proposito di accoglienza e di carità, quando non partecipano a questi eventi oppure agli altri incontri che ci sono in parrocchia. Però piano piano imparerò, sono sicura che lo Spirito Santo mi aiuterà. Ecco, mi chiedo, fermo restando che nessuno ha intenzione ovviamente di mettersi su un piedistallo e nemmeno su un gradino poco più alto, che mi chiedo come fare concretamente, perché sembra tutto poi difficile nella pratica, perché già facciamo miliardi di cose e non si sa dove infilare tutto questo. Soprattutto richiede un impegno a casa, bisogna studiarci su, e fare la nonna pure e tante altre cose rende la cosa più difficile, le nonne. Quindi va bene, fra colleghe diciamo sicuramente si muoverà qualcosa, Don Davide ha già pensato di organizzare, però mi chiedo come si possa parlare opportunamente di corresponsabilità agli altri parrocchiani e anche a chi, come diceva lei prima, viene soltanto la domenica. Ecco, come si fa a parlarne con loro? Mi piacerebbe poter sintetizzare nella maniera migliore possibile cosa significa corresponsabilità, e partendo dalla Chiesa, dove ci sono tanti gruppi che ogni tanto ancora si sentono separati quando non è così, non può essere così, avere delle parole, usare le parole giuste. Grazie. Allora
chiaramente le parrocchie sono diverse fra di loro, quindi come concretamente, esattamente poi si svolge il ruolo del catechista istituito nella parrocchia è qualcosa che il parroco, il catechista istituito, il gruppo dei catechisti dovranno trovare sulla base della realtà della parrocchia. Ci sono parrocchie a Roma dove è già molto attiva la dimensione collegiale del gruppo dei catechisti, c'è già una formazione regolare nella parrocchia dei catechisti, i catechisti si conoscono tutti, si confrontano, e parrocchie invece in cui c'è un grande individualismo. Quindi un po' a seconda della vostra situazione sapete come potete cercare di fare un passo avanti. E, rispetto al ruolo del catechista istituito, arriverà fra l'altro una lettera del Collegio Episcopale Romano, dei Vescovi di Roma, ai catechisti di Roma su questa figura nuova dei catechisti istituiti, quindi i Vescovi stessi ci daranno qualche indicazione. Più che del ruolo di catechista istituito, che però non interessa proprio tutti quanti qua, quindi vorrei parlare un po' più in generale, il come concretamente vivere la corresponsabilità dal momento che già siamo super impegnati, già siamo oberati di cose, di impegni, è certamente una domanda. Mi sembra difficile aggiungere cose, no? Forse aggiungere impegni a quanto uno già fa insomma è difficile, però certamente ci sono aggiunte che non sono un di più, ma sono un colmare una lacuna che ora c'è. Cioè, se io faccio, mettiamo caso, la catechista da sola nel mio gruppo, oppure siamo in due nel mio gruppo, e non ci siamo mai confrontati con gli altri su come facciamo le cose, farlo, confrontarsi, non è un di più. È che c'è una grave carenza nel come ora stai facendo, c'è una grave mancanza, quindi farlo è, diciamo, arrivare a un livello normale, dovuto, ok? Quindi in questo caso magari stiamo attenti a che cosa intendiamo con di più, perché alcune cose invece dobbiamo proprio colmare una distanza. Però certamente la realtà di tutti è quella di un grandissimo impegno in parrocchia. Secondo me aiuta molto in questo il ruolo del parroco, perché il parroco come garante dell'unità della parrocchia e della corresponsabilità della parrocchia è il primo che anima la corresponsabilità. Per esempio mi ricordo nella parrocchia in cui ero viceparroco, tutti gli anni fra i vari momenti di formazione e di incontro, ma a inizio anno, a settembre, si facevano 2 giorni insieme, tutti gli operatori pastorali, quindi i catechisti, la Caritas, eccetera, eccetera, nei quali veniva sempre invitato qualcuno a parlare e c'era un tema per un po' rilanciare l'anno pastorale che cominciava. Ma soprattutto era l'occasione proprio per fare il punto, no? Come stiamo andando, come sta andando la catechesi, come sta andando la parrocchia. Ci ritroviamo insieme, viviamo un momento di fraternità per ripartire. E poi c'erano degli appuntamenti invece un po' più di formazione specifica per catechisti. Allora è chiaro che non è solo una questione di cose che facciamo, ma anche un po' lo stile con cui lo facciamo. Vi richiamo un attimo quello che diceva Benedetto prima. Ci siamo conosciuti, ci siamo andati a prendere una pizza insieme, quindi abbiamo cominciato un po' a vederci, poi è nato in noi il desiderio anche di fare un po' di formazione in comune, no? Allora, il fatto di conoscersi, di avere una certa confidenza è fondamentale, proprio perché la relazione umana è la base per noi, per la missione, per evangelizzare. Ricordiamo sempre che il Signore li mandò 2 a 2, no? E non mai da soli. Quindi per noi coltivare la relazione umana anche fra catechisti è proprio determinante. E in questo il parroco ha un ruolo centrale, fondamentale, perché è lui che anima la comunione in parrocchia come primo responsabile. Bene, c'è sempre il microfono, alzate la mani, voilà. Siate brevi con le domande, io cerco di essere breve con le risposte. Grazie.
Grazie. Sono Giuliana della parrocchia di Santa Maria Consolatrice, sono una catechista di fatto non istituita, accanto a me c'è Rosaria, c'è Salvatore, e cose che sono catechisti istituiti. E posso dire che non vedo l'ora di essere coordinata, nel senso che... No, veramente, perché vuol dire che se c'è un coordinamento c'è un passaggio di idee, c'è uno scambio, ci sediamo, perché nelle parrocchie spesso si lavora un po' a compartimenti stagni, no? Io seguo i bambini della prima comunione, poi non so che succede dopo e viceversa. Poi quando ci incontriamo magari ci scambiamo delle opinioni, però lo vedo in modo positivo, perché c'è uno scambio proprio di idee, anche al di là dei limiti di ognuno, no? Perché poi siamo umani, quindi ci impegniamo e già quello è tanto, però ecco, serve avere un riscontro di quello che si fa in parrocchia e con le famiglie. Però insomma, sono d'accordo che a monte di tutto c'è poi il parroco con tutto il suo presbiterio, no? Che ti deve venire un po' a sentire, un po' dietro, e diciamo che è un momento abbastanza positivo per noi, abbiamo i nuovi sacerdoti, giovani, quindi c'è l'ascolto. Quindi, come diceva San Giovanni Paolo II, damoci da fa, nel senso, ci sono sempre delle ritrosie, no? Perché poi ci sono gli impegni di tante cose, anche solo dei pensieri, no? Che si ribellano a volte, però con il coordinamento, mi raccomando, coordinateci. Un'esortazione. Ci raccomandiamo allo Spirito Santo. Grazie. Grazie anche per questo incontro, perché grazie a te. Io sarà che sono affamata di incontri che ti fanno crescere spiritualmente. Grazie a tutti. Grazie. E questo tema è molto bello, diceva, non vedo l'ora di essere coordinata, una bellissima espressione, è vero, cioè il ruolo di coordinamento, di animazione è un servizio che, come dicevo, anzitutto fa il parroco nella parrocchia come pastore di tutta la comunità, ed è bello che poi ci sia anche a livelli, sulle singole aree pastorali. È fondamentale ed è un principio, fra l'altro, che fa proprio parte della natura della Chiesa. Se voi pensate a come è fatto il Collegio Episcopale della Chiesa, che è erede del Collegio Apostolico, no? È un collegio di pari, corresponsabili, ma nel quale l'unità è garantita da una figura, Pietro, no? Per il Collegio Apostolico il Ministero Petrino continua nel Vescovo di Roma. Cioè, per noi il fatto di essere in comunione, corresponsabili, tutti quanti implicati in una cosa, va insieme con la presenza di uno che concretamente fa l'unità ed è a servizio dell'unità di tutti. Questo lo vedete a tutti i livelli della Chiesa, nella Chiesa universale, il Papa e tutti i Vescovi, nella chiesa locale, il vescovo e tutto, nella parrocchia c'è, cioè il parroco e poi ci sono tutti quanti. Allora lo possiamo fare anche nella catechesi, no? C'è, cioè, il gruppo dei catechisti e c'è uno, due, insomma, i corresponsabili, cioè i catechisti istituiti che possono fungere da coordinatori. Non serve che siano istituiti per fare i coordinatori, l'importante è che ci siano dei coordinatori. Di fatto la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, prevede che nelle parrocchie ci siano i coordinatori della catechesi già da tanti anni, molto prima che il Papa istituisse il ministero. Ok? Quindi il ruolo di coordinatore è una necessità delle parrocchie, come in tutti gli ambiti. Ci vuole uno che faccia, che non che comandi, no? Ma che faccia da tramite. Bene, altre domande? Allora. Sì. Ok.
Salve, allora io sono Enza, parrocchia Santa Maria, Madre del Redentore, siamo in due oggi con Yolanda. Allora intanto grazie per questi incontri perché sono importantissimi, perché comunque ci arricchiscono, no, ci nutrono. Sono d'accordo con quello che diceva la signora, no, prima di me, noi siamo affamati proprio di questi incontri. E mi veniva in mente, ci veniva in mente mentre ascoltavamo le testimonianze, quello che ci ha detto Giorgia, no, di questi incontri, questa formazione molto bella che ci avete avuto. Infatti per noi è importante comunque avere una figura di riferimento nella parrocchia. Però perché, questa è una proposta, no? Lei ci parlava, Giorgia, della catechesi fatta attraverso l'arte, no? Perché anche noi catechisti, che non siamo, chiaro, non tutti possono essere istituiti, però sarebbe bello che anche noi facessimo una formazione di questo genere, no? Che ci arricchisce e che ci dà la possibilità, poi noi facciamo comunioni, io con mio marito faccio anche i battesimi, di arricchirci e di poter trasmettere così ai bambini e in particolare alle famiglie, perché noi siamo molto attenti alle famiglie, perché voglio dire, possiamo passare 2 anni con i bambini e poi ciao, arrivederci. Noi ci teniamo molto ad avere un rapporto bello con le famiglie. Ahimè sono quasi sempre solo le mamme a venire, i papà si vedono molto poco, però insomma già è importante questo. Ecco, noi ci chiediamo perché facciamo questa proposta di avere una formazione anche a quelli che non sono stati istituiti, di poter accedere, diciamo, no, a questo tipo di catechesi. Ecco. In particolare sull'arte? Sull'arte no, ma anche sulle altre proposte, okay, insomma, okay, che ci può fare l'ufficio catechistico. Grazie. Allora, anticipo adesso qualcosa che poi ripetiamo alla fine. Fra le varie occasioni di formazione che trovate a Roma, e ne trovate tante, basta cercarle, a Roma ci sono tantissime università pontificie che offrono cose molto belle, e non necessariamente dei corsi di laurea, ma anche occasioni belle di formazione. Ma l'ufficio per la catechesi propone, a parte il corso base ogni anno da settembre a dicembre, un corso su un tema specifico, sempre nei mesi di febbraio-marzo. Quest'anno sarà su l'inclusione, la disabilità nella catechesi, e varie occasioni altre. Quello che abbiamo sentito prima da Giorgia, in particolare su Assisi, era in realtà uno spot pubblicitario, perché vorremmo proporre poi una cosa del genere, un ritiro di qualche giorno insieme di formazione, non per i catechisti solo istituiti, che erano istituendi, ma per tutti i catechisti, per chiunque voglia partecipare per la prossima estate. Poi alla fine vi diciamo qualche cosa su questo. Comunque sì, mi sembra molto, molto bello. Stavo pensando adesso che siccome l'anno prossimo sarà un anno molto particolare per la Chiesa di Roma, perché viviamo il giubileo del 2025 e siamo anche in un anniversario particolare proprio per questo luogo, perché è il centenario, questo anno 2024, il centenario della fondazione della Basilica di San Giovanni, la nostra cattedrale, del 324-2024, quindi 1700 anni. E quindi c'è l'invito quest'anno in modo particolare a vivere la cattedrale, a portare magari le famiglie, i ragazzi in cattedrale, insomma a fare una visita a questo luogo così importante. Ma in generale Roma è piena di luoghi centrali per la fede. Il giubileo ha come centro Roma, proprio perché si viene alla tomba degli apostoli, San Paolo, San Pietro, alle memorie dei martiri, insomma Roma ha un patrimonio eccezionale. Quindi pensavo, si potrebbe certamente fare magari una formazione in occasione del giubileo proprio sui luoghi catechetici di Roma, no? In realtà c'è l'imbarazzo della scelta, perché ce ne sono tantissimi, tutti i santi che hanno vissuto a Roma, però almeno quelli più importanti che possano essere utilizzati nella catechesi dell'iniziazione cristiana, cioè per dire in un percorso di iniziazione cristiana a Roma, dove devo portare i bambini, i ragazzi, per
perché conoscano il posto? Beh, alcuni luoghi mi vengono in mente, no? Non puoi non portarli a San Pietro una volta, sulla tomba di Pietro, non puoi non portarli a San Paolo, cioè, almeno le basiliche, no? Ma ci sono anche altri luoghi molto, molto belli, quindi pensavo certamente in occasione del Giubileo si può fare qualcosa su questo. Bene, altre domande? C'erano... Ah, sì, prego, Maurizio. Riccardo, parrocchia Santa Gemma Galgani, decima prefettura. Allora, io credo che il termine corresponsabilità abbia una declinazione importante per noi catechisti, che è quella di opportunità. Un'opportunità vera e concreta di poter mettere in atto quello che da tempo il Papa chiede a noi laici, cioè di metterci in gioco e di contribuire realmente alla vita delle parrocchie e all'evangelizzazione. Nel tuo pezzo introduttivo hai declinato in maniera puntuale quella che può essere un metodo di approccio a una progettazione di un'evangelizzazione parrocchiale. Ecco, io la mia quindi è un'esortazione a noi, sicuramente catechisti, a metterci in gioco realmente, perché oggi abbiamo, sia se abbiamo o meno il catechista istituito in parrocchia, ma abbiamo una grande opportunità di metterci in gioco. Prendo però spunto da un collega che ha invocato lo Spirito Santo in merito all'apertura mentale e parlo in generale naturalmente, anche perché ho qui il mio parroco, quindi come dire mi sento quasi minacciato. Scherzo, questo dimostra come dire la franchezza del rapporto. Parlo in generale. Il tema è che questa grande opportunità può essere colta solo ove ci fosse all'interno del presbiterio di tutte le parrocchie l'apertura per far spazio a questo metodo anche. Parlo ad esempio di una cosa semplice che è un linguaggio adatto a chi deve ascoltare. Credo che da questo punto di vista i laici possano veramente dare un contributo importante, no? Anche in termini, no, non me ne voglia per carità, sempre il presbiterio, di credibilità, cioè nei confronti di un laico che non è vicino alla parrocchia, che non è vicino a Gesù, l'esperienza di uno normale, che ha una famiglia normale, che ha i problemi normali, che gli può dire guarda che Gesù è entrato nella mia vita e l'ha cambiata la mia vita, credo che sia più credibile per un laico rispetto a un istituito o a, come dire, un consacrato, perché il laico può dire vabbè, dici bene tu, c'hai la tonaca. Ecco, da questo punto di vista noi abbiamo una grande responsabilità, una corresponsabilità, ma che è una grande opportunità. Ecco, lo Spirito Santo deve dare a noi la forza di metterci in gioco e ai presbiteri di aprirsi anche loro e di mettersi in gioco in questa sfida. Grazie. Grazie. Allora, su questa cosa che dice Riccardo, la questione dell'apertura mentale mi sembra molto, molto importante, perché è vero che tutti quanti abbiamo grande bisogno di apertura mentale, di capacità di ascolto, di desiderio, di rinnovamento. Come membro del presbiterio vi dico che è molto sentita dai preti questa esigenza, è molto sentito ed è molto bello da sacerdote avere dei laici che sono corresponsabili veramente, che prendono parola, che non hanno paura di dirti le cose, che ti dicono, se pensano che tu stia sbagliando ti dicono guarda che stai sbagliando, cioè molto bello il fatto di sentirsi parte della comunità cristiana e non essere isolati, perché spesso invece la sensazione del sacerdote è quella di sentire tutto sulle proprie spalle, soprattutto se uno è parroco, no? Cioè la responsabilità civile, penale, mondiale, cosmologica, cioè tutto dipende, sembra che tutto dipenda da te, no? Anche per certe strutture un po' giuridiche, amministrative che ci sono. Invece il fatto di sentirsi veramente parte di una comunità, pastore di una comunità, è molto bello proprio da sacerdote,
è molto bello. Quindi non abbiate paura di vivere questa cosa attivamente. E rispetto a quello che si diceva, certamente è anche un qualcosa che in generale come Chiesa dobbiamo imparare, cioè non vale solo fra i laici e i sacerdoti, vale anche fra i laici stessi. Vi dico una cosa, nella relazione di sintesi del sinodo c'è scritto: da un lato ci sono alcune situazioni eccessivamente clericali, dove cioè solo i sacerdoti decidono, fanno, eccetera, eccetera, gli altri devono eseguire quello che fanno i sacerdoti. Mediamente non è la situazione delle parrocchie romane questa qua. C'è d'altra parte il pericolo della clericalizzazione dei laici, dice la relazione di sintesi, cioè un prendere da laico alcune forme che sono forme proprie dello stato clericale, no? Tradendo così la propria missione di laici. Cioè, come si diceva, ma è chiaro che una persona laica funziona molto meglio come testimonianza in un ambito, diciamo, extra ecclesiale. Ma certo, il compito proprio dei laici è quello della testimonianza della missione fuori dalla parrocchia, nel mondo, nella normalità della vita, a scuola, nei luoghi di lavoro, eccetera, eccetera. Poi alcuni laici dentro la parrocchia fanno il servizio della catechesi, ma non è il primo modo di fare la missione. Cioè, il primo modo di fare la missione è quello di essere cristiani apertamente, ma nei propri luoghi di vita, non fare il catechista. Fare il catechista è secondario rispetto a questo, capito? Cioè, la grande missione dei laici è fuori dalle mura della parrocchia, no? Dentro la parrocchia certamente c'è da vivere questa corresponsabilità con coraggio e invocando l'apertura mentale di tutti, non dei preti, ma di tutti. Vabbè, che mi sembra fondamentale. Bene, c'era qua una... Prego. Allora, io volevo farvi una ipotesi, no? Che si può verificare. Di magari il nome della parrocchia, così... Maria Santa Maria Ausiliatrice. Invece no, non volevo dire la parrocchia, perché adesso sentite quello che devo chiedere. Vabbè. Allora, facciamo finta di non aver sentito il nome della parrocchia. Allora, io volevo farvi questa domanda. Se a seguito di cambiamenti al vertice in una parrocchia, da una dimensione collegiale, i catechisti, i coordinatori, gli istituiti, tutta questa, percepiscono invece che c'è una tendenza ad un individualismo, noi catechisti, oltre, diciamo, invocare tutti i 7 doni dello spirito, vi possiamo venire a prendere? I doni dello spirito? A noi? Per portare da noi, cioè, per parlare con i vertici. Sì, 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 fa sempre riferimento all'istanza superiore. L'istanza superiore è il vescovo della Chiesa Cattolica, quindi... Sì, comunque a volte è utile, per generalizzare la tua domanda, a volte è utile un confronto esterno e una voce esterna. Tenete presente che il ruolo del vescovo ausiliare, precisamente il vescovo di settore, è precisamente quello, in una certa porzione della diocesi, di curare le comunità cristiane. E già, insomma, per i vescovi che conosco io, i vescovi della diocesi di Roma che conosco io, hanno molto ben presente la situazione delle parrocchie, ricevono sempre le persone delle parrocchie, i catechisti, a volte magari gli scrivono, a volte si sentono, cioè... per quella che è la mia esperienza, c'è una grande consapevolezza delle situazioni delle parrocchie. Se invece vi sembra che manchi qualcosa, parlatene con il vostro parroco, col vostro vescovo. Prego. Ecco, io sono della parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Ecco, volevo sottolineare che è molto importante una coordinatrice, come già è stato detto, appunto riguardo alla catechesi.
E poi anche volevo dire che è stato bello questo incontro perché ci ha appunto fatto consapevoli di tante iniziative, ecco, anche della catechesi, del ministero del catechismo, eccetera. Ecco, poi volevo dire che a me ha fatto molto bene questo, il corso online che aveva fatto lei sulla catechesi, appunto sui sacramenti, e mi ricordo che ho seguito anche alla televisione quello sui sacramenti, dove c'era anche un altro attore che parlava appunto insieme a lei, sì. Ecco, questo volevo dire, è un modo, è un modo nuovo, e anche si usano appunto i nuovi strumenti, sì. Questo è importante, ecco, in ogni modo grazie molto per questo incontro. Grazie. Testimoniale. Si riferiva la sorella al corso base che c'è tutti gli anni da settembre a dicembre, che è quindi sempre uguale tutti gli anni, si parla dell'iniziazione cristiana, dei sacramenti, eccetera, eccetera. Allungati perché la domanda è in fondo. È in fondo? Va bene. Allora, a proposito di occasioni di formazione, quindi vi ripeto, però io vi parlo solo di quelle dell'ufficio per la catechesi, ma veramente guardate, a Roma ci sono tantissime occasioni di formazione. Fra l'altro il Vicariato di Roma ha diversi uffici che propongono tutti delle formazioni, quindi magari ci sono cose interessanti anche che propongono gli altri uffici. So, l'ufficio missionario per esempio propone una formazione missionaria sempre molto interessante, la pastorale sanitaria propone cose sempre molto interessanti. Però per venire diciamo a noi, la cosa più immediata che vi proponiamo è, se non l'avete mai fatto, il corso base sull'iniziazione cristiana può essere utile per avere alcuni punti in comune, si fa tutti gli anni da settembre a dicembre. Quello che faremo dopo Natale, cioè scusate, adesso a febbraio, sull'inclusione, è molto prezioso per il tema specifico, perché tanti bambini ci troviamo con tante persone, tanti bambini con disabilità o con bisogni educativi speciali, ed è importante avere alcune idee per magari Don Enzo vuoi dire una parola adesso su questo? Dopo? Ok, allora diamo la parola. Prego. Sì, io sono Marco, parrocchia di San Luigi di Montfort, a Roma, zona Trionfale. Siamo qui con un gruppo di catechisti e il viceparroco. E intanto grazie per la giornata di oggi, grazie perché vedo tanti catechisti uomini, e quindi mi sento meno solo. Grato alla diocesi. Abbiamo le quote azzurre fra i catechisti, esatto. Cioè un 5% di maschi. Grato alla diocesi di Roma e di far parte di questo cammino, insomma, da quando ero ragazzo ad oggi sicuramente ci sono stati tanti cambiamenti, quindi apprezzo molto il discorso che ha fatto Don Andrea. Mi associo chiaramente alla considerazione di alcuni che sarebbe bello avere un analogo momento dedicato ai parroci e ai viceparroci, perché Roma è fatta di tante realtà diverse e non tutti magari hanno la fortuna nostra, come parrocchia mia, di una collegialità che si vive già da tempo, ma ci sono appunto, come si è potuto percepire da alcuni interventi, anche parrocchie in cui si è un po' più indietro. Quindi la domanda è se è prevista un momento analogo con i parroci e i viceparroci. Secondo, non posso ovviamente non sfruttare questa occasione per una domanda un po' più generale sul percorso di iniziazione cristiana, l'esperimento che sta facendo la diocesi di Roma, a che punto è e che direzione c'è per il futuro rispetto a quella ipotesi di cammino un po' invertito dei sacramenti, no? Quindi sì, iniziare da un'altra parte. Allora, su questo alcune parrocchie di Roma stanno vivendo una sperimentazione per l'iniziazione cristiana dei bambini della scuola primaria sostanzialmente, e questo percorso sperimentale adesso è al terzo anno, in una parrocchia anche al quarto anno.
Quindi siamo verso la conclusione di questo triennio base, che è quello che ci interessa in modo sostanziale. Quindi che cosa si farà? Quest'anno, prima della fine dell'anno pastorale, porteremo in Consiglio Episcopale di Roma le esperienze di questo triennio e di questa sperimentazione. Quindi i parroci coinvolti, insomma un po' di feedback da parte dei catechisti delle parrocchie, lo porteremo ai vescovi, al Consiglio Episcopale, e i vescovi faranno un documento, una nota, una lettera, adesso non so esattamente che cosa scriveranno, nel quale parlano proprio dell'iniziazione cristiana e in particolare della catechesi della comunione della cresima, dicendo che cosa vedono sulla base di questa sperimentazione fatta. Se ricordate, è qualcosa che il cardinale vicario aveva chiesto ormai un po' di anni fa, e poi c'è stata fatta un'equipe di sacerdoti e catechisti della diocesi che hanno preparato questo progetto, che viene sperimentato dalle parrocchie, e adesso, siccome appunto abbiamo materiale sufficiente, facciamo la verifica, ok? Per poi appunto prendere una linea, una decisione, dire va bene, allora la diocesi di Roma deve andare di qua, oppure no, deve andare di qua, non lo sappiamo ancora, proprio perché adesso dobbiamo fare la verifica. Questo anche per tornare al tema che dicevamo al principio, no? Il fatto che la verifica è essenziale per dire come stanno andando le cose. Quindi non ho una risposta precisa sul futuro, perché proprio questo è l'anno in cui riportiamo al Consiglio Episcopale le informazioni. Ne abbiamo già parlato a dicembre con i vescovi e ne riparleremo adesso in primavera. Invece, scusami, il primo tema qual era? Mi sono scordato. Incontro con i parroci e viceparroci, ma non erano. Non ho capito, parroci e viceparroci? Un incontro tra parroci e viceparroci su queste tematiche. Ah, sulla corresponsabilità? No, ma stiamo facendo come sacerdoti. Sapete che in realtà i sacerdoti hanno un ritmo di incontri molto più frequente rispetto ai laici, perché ci sono le riunioni di prefettura mensili fra i sacerdoti, spesso è presente il vescovo ausiliare, quindi per esempio mi diceva il vescovo del settore nord, mi diceva nel mio settore, nelle riunioni di prefettura stiamo leggendo la relazione di sintesi del sinodo e parlando proprio dell'iniziazione cristiana, di queste cose, quindi si sta facendo anche fra i sacerdoti. Allora, più che una domanda, una considerazione, alcune considerazioni in realtà. Innanzitutto, vedendo la nostra età media, un consiglio insomma a tutti quanti i catechisti, le parrocchie, i parroci: puntiamo sui giovani, puntiamo sui nostri ragazzi. I catechisti istituiti e non istituiti, cerchiamo di avere veramente un occhio di riguardo, sappiamo di aspettare nella loro crescita, e poi cerchiamo di proporgli un avvicinamento, come fanno anche tanti movimenti. Io vengo dall'Azione Cattolica, ma insomma lo fanno un po' tutti i movimenti, associazioni eccetera, di crescere gradualmente a questo servizio, che è meraviglioso secondo tutti insomma. E diamogli tempo, ecco, veramente avviciniamoli. Io più che dare i figli al servizio del catechismo, due grandi, e la piccola c'ha 6 anni, sì. Ma insomma tra un po' avviciniamo pure lei. E basta. Poi una cosa fondamentale: noi dopo la segreteria parrocchiale siamo la porta, l'interfaccia tra il fuori e dentro della parrocchia, sì. No? E quindi una particolare attenzione a chi si accosta a noi. Parafraso una frase di un nostro catechista che sta qualche fila più avanti dei nostri, di San Tommaso Apostolo, che diceva che quando entrano i ragazzi dei genitori a fare l'iscrizione al catechismo, entrano dei villaggi proprio, ecco, questa figura è veramente ben precisa, insomma. Quindi avviciniamoci a questi villaggi con tanto amore e seguiamo specialmente le situazioni di separazione, che sono purtroppo tantissime, ma cerchiamo lì di dare una speranza con incontri. Non so, mi viene in mente tante cose, anche momenti di fraternità molto semplici nei quali, sì, curare questi aspetti, esatto.
e la formazione, quindi la formazione è molto importante e ribadiamo questo punto. Ecco, un'ultima cosa sui consigli pastorali, stiamo rinnovando anche noi. Sì. Il consiglio pastorale, chi sarà eletto negli ambiti della catechesi, così facciamo in modo che siano veramente i rappresentanti di tutto il movimento, di tutti i gruppi che si occupano della catechesi. Ecco, tutto qua. Grazie. Sì, grazie per questi richiami. Mi sottolineo solo questa cosa dei ragazzi, dei giovani. È vero, è un'importante attenzione da avere quella di introdurre i ragazzi come aiuto catechisti, animatori. Scegliete voi una formula che vi sembra adatta progressivamente e dare poi responsabilità quanto più possibile e appena possibile, senza sovraccaricare, ma perché sappiamo che l'esperienza del fare catechesi, del dare l'annuncio di fede è qualcosa che rafforza molto la nostra fede, ci fa fare un'esperienza vera di chiesa e di a noi di crescita personale. Bene, allora dobbiamo, sì, ultimissima, dobbiamo chiudere la parte delle domande perché dobbiamo poi concludere. Quindi Rosy, poi vieni. Volevo sapere, io sono della parrocchia di Gesù di Nazareth e sono qui con molte mie colleghe. Volevo sapere se oltre alla disabilità è previsto anche un corso sul bullismo. È un tema molto difficile, lo so. Mm-hmm. Sì, no, non abbiamo previsto cose specifiche sul bullismo. Può essere interessante effettivamente pensarci se vi sembra che ci siano delle situazioni nelle parrocchie. Comunque sia, fateci voi sapere che cosa vi sembra più utile per la vostra formazione e noi cerchiamo di rispondere. Laddove la parrocchia non riesce, la prefettura non riesce, l'ufficio serve, insomma, per questo.